Vedo più ZWJ. Tifata! Oh! Io tifo Nick Pirlo. Perché mi ha giftato 15 sub, 300 bit e perché è mio fratello. Il problema è che J-Pada, a meno che J-Pada non tumora un'altra volta, sì, mi spaventa, J-Pada ne sa. 16 dei partecipanti alla 100 tiri challenge, inizia ufficialmente la 100 tiri cup. Però c'è una cosa da dire, J-Pada sui primi tiri, un pipeiro, Nick Pirlo sui primi tiri, un fenomeno. Quindi se si crea subito un divario del genere, potrebbe essere che... Ma come funziona? I migliori 16 verranno sorteggiati per affrontarsi. Stai zitto! 100 tiri cup quest'oggi. Guarda che freschi. Il primo quarto di finale della 100. Guarda che freschi. A J-Pada, oggi te che si lamenta, J-Pada. J-Pada. Ciao ragazzi, ciao. Spero di perdere contro Pirlo, così è un onore per me. No, scherzo. Hai subito chiamato il tuo ospite. Siamo amici, io e mio fratello. Nick Pirlo. Tutti, benvenuto. Grazie. Benvenuto. Ti sei beccato con... O si è fatto veramente una striscia prima. O vedo un po' stornato. Come bonifico. Ma che c'ha J-Pada? O vedo tutto storto. Tropata, mi ricordo che quando hai passato il turno con Mister Chiaramonte hai proprio detto: no, io voglio Pada. L'ha battuto. Tu sei riuscito a battere Gnabry, tu hai battuto Mister Chiaramonte, quindi avete avuto dei... Mi sembra un po' squilibrata come roba, ma vabbè. Ascolti diversi. Direi, chi è più forte? Chi è più forte tra Gnabry e Mister Chiaramonte secondo voi? Stai però zitto, ragazzi, quest'oggi, dai quarti di finale, cambieranno un po' di cose. Sto a sentire, de norma schippo, ma sto a sentire perché mi sa che ci stanno due regolette interessanti. Plebe, Mattia, Lonno e Seba, bentornati. Allora, prima cosa che cambia è che vedete ci sono due portieri. Signori! Oh, porco dio no, ragazzi, c'è Frederick 95 che te vuole vendenciarizzar prima edizione gradato 9. No, frate, questo era peggio di Ragnar. Questo, sì, 6 metri di uomo, porco dio, non riesce a piana palla. Annunciato. Quanti siamo in due? Alessio Buono, Digi Kickers, e Ragnar, ormai li conoscete. Perché due portieri in primis? Perché qui, frate, comunque Arto, cioè o so tutti bassi o questo c'ha 6 metri di braccia. Ci voglio credere che non riesce a piare palle o... La differenza la fa proprio il calciatore, quindi la sfida è sui calciatori. Il portiere farà due serie a testa, nel senso due serie di Nick Pirlo, due serie di Pata a testa. E poi l'ultima serie 5-5, ok? Ah, quindi così 25 tiri al capoccia a portiere, c'è fotto. Ricevere praticamente 25 tiri a testa. E soprattutto, ragazzi, abbiamo tolto anche la regola della monetina. Perché? Poi direte, non cambia niente. Però abbiamo visto che comunque chi iniziava primo, per un motivo o per l'altro, Nick, come mai secondo te chi iniziava primo aveva più possibilità di vincere? Perché secondo... Ma non ha senso, non è vero. Cioè, al massimo è meglio chi arriva secondo, perché sì, il secondo è quello che vede quanto deve fare e si può regolare. Quando guarda quello che fa il primo, vabbè, secondo me ha più. Può arrivarmi io che si sentiva scombussato. Ma nessuno sa rispondere a questa domanda. Guarda, sono la testa di Nick Pirlo. Sono dei professionisti come te. Ragazzi, il problema è che ci si aggrappa sempre una scusa in qualsiasi modo, quindi... Quindi via la monetina e faremo A, B, A. Cosa vuol dire? Che chi inizia per primo non inizierà per primo sempre, ok? Nick, invece, abbiamo chiesto a J-Pada. Tu cosa hai pensato quando ti è uscito J-Pada? Sarò contento, dai, è stimolante come sfida. Divertente. Ok. Frate, ero felicissimo, sì, bella stream, mi sto divertendo, è sceso tutto. Sì, è come se te fai un di cocaina, frate, e poi dopo 10 ore ti arriva la botta di depressione. L'espressione tutta. Che grande espressione. Allora, però Nick ride. Pirlo che oggi calcerà da Forte dei Marmi con le scarpe di Federico Chiesa. Non dico che non sa che le ho prese. Cosa ha detto Chiesa? C'ha le scarpe di Chiesa ai piedi, ho capito. No, sta facendo tiri. Ha detto se potevamo spostarlo. Vabbè, a Forte dei Marmi alle 13. Allora, se riesce a vincere, troveremo Federico Chiesa in cabina di regia. A parte tutto, è una sfida importante. Non c'è la monetina, ma uno di due si sente di... Zitto, babbeo, voglio vedere i tiri! No, che cazzo ci sponsorizza oggi? Rigori per primo a 76% di possibilità di vincere. Sempre stato così. Regole matematiche.
Comunque non so rigori, mortacci, tu e de tu madre. Cioè, ma che cazzo di discorso me fai? Ma arrivi, porco Dio, col coso, col libro de Ciccio Gamer. Che ma scorcia il 76% di possibilità se ti prima. Sottiri da inizio area! Dio, poraccio Polopez, sto ti ha passato. No. Voglio vedere due dire. Cosa? Ad esempio. Cosa? Oh madonna, è Crypto pure ZW Jackson. Ma che c'è? Ragnar non solo portiere, ma anche guardare i primi tiri di Nick, sì, sono 5 gol fissi, 5 minimo li fa fissi. La gente parte. Nick Pirlo, è il tuo momento. Quando vuoi, vediamo come si presenta. Ah, ho capito, Neuer. Bella, ah sì, gli ha fatto la parata dell'anno. Parata fatto. Ah, ho capito, sì. Questa non l'avrebbe mai presa, mai e poi mai Ragnar. Vale. Mai. Ah, parata dell'anno. Centrale. Ancora Nick. Anche a rapirlo. Non è ancora riuscito a fare il primo gol, Nick. Ancora. Che fa la barba al palo. Pata sta ridendo. Nick, è importante, eh. È importante. Eccolo il primo gol. Eccolo il primo gol. Ancora Nick. Deve prendere, deve un attimino. Centrale. Cosa? Raso. Ma quello è il passaggio che facevo io ai pulcini. Terra, è forte dei mari mi spinge qua, eh. Ah, ma questi se sono fatti sera del giorno prima. Non dice niente. Stank. È ancora lì. Vai sotto le risate di Jay Pata. Nick Pirlo. Guarda come ride Jay Pata. Ridi che mamma ha fatto i gnocchi. Bello. Ed eccolo. Bello. Attenzione, deve mettere altro sull'altro angolo. Deve cambiare angolo. Quindi non so cosa sia peggio. Voglio vedere. Occhio a tiro. Mamma mia, sì, ma chiude troppo. Male, malissimo. No, Jaypata, fratello, rompe il culo. Sì, Jaypata ne fa 5 a 6. Due gol. Fissi. Vediamo Nick per l'ultimo. Cala solo. Palo. Non è gol. No. Credo legno pieno. Oh, questo mi sono dispiaciuto io. Barcellate, Rambertino. Mi sono dispiaciuto io perché era Rambertino. Legno pieno, solo due per Nick Pirlo. Sì, solo. Guarda me adesso, io faccio mezzo. A tanti. Guarda come si ridono. Questi se so colati tutta la Colombia, se so tirati su. Due. Nick Pirlo, stessa faccia di Gnabry. Sulle scarpe. Manfro, Barbuzzi, Ale, Cairo, Johnny, Simpol, Forci, Anato, Ale, Nico, bentornati, Fino, Sdrogo, Maiale, Emanuele, bentornati, Diario, grazie per Sab, Jack, grazie per Sab. Per favorire guardaline, quindi per non rompergli le palle, calcerò dietro la linea. Così. No, Jaypa, no, no, non è per romper cazzo al guardaline, è per non piatta a merda, perché l'ultima volta, frate, hai fatto un po' il maiale, hai fatto il sorcio laziale, hai fatto, Jaypata. È inutile che dici, per favorire, stai a fare un po' il maiale, la giuria là in fondo. Ti aspetto, Jack, io già per ti aspetto. Perché veramente Il web è al varco, eh. C'è il web così. Vediamo come si presenta Jaypata, signori. Para. Mazza gabbo mio, Ale comunque si è comportato bene fino adesso. È più lungo, direi. È più alto, assolutamente. La gente comunque non mi sembra molto concentrata per fare la sfida. Ragnar, che appena vede che l'altro portiere fa delle grandi parate, prova subito a far denotare quanto stanno tirando male gli altri. A breve, sì, Ragnar ti farà. Madonna, già la richiamo. A breve, Ragnar su un gol di qualcuno farà. Ma lo vedi, ma lì alle volte. Pensare all'angolo e lanciarsi prima. È meglio. Palese, sì. Palese. È un quarto di finale, Lo ricordiamo. Come lo fa? Col secondo tiro. Centrale. Para ancora Alessio. Ma chi ha preso? Patacchini a chiudere. E arriva il primo gol. Uno su tre. Nick sta ancora pensando alla cocaina e alle quattro puttane scopate ieri sera. Ma centrale. Va diretto. Questo è un bellissimo gol. Arriva due. Attenzione perché pareggia il Pirlo. Bello. Si allunga. Porco Dio, frate. Ma questo zio è il metro che usa Molteni per costruire cose. Madre Teresa, frate, sono 4 metri sulla e a scala svesta lì sulla casa sull'albero. Ma che cazzo, io, questa è bella parata, oh. Tacchini, diretto, rincorsa da David Luiz. Bella. Gran bella. Gol, terzo gol. Ricordiamo che dopo il primo a calciare sarà guarda ancora Zaniolo, Patacchini. Guarda vediamo Zaniolo, per il quarto gol. Lì. Ancora bello. Patacchini. Quarto gol. In questa prima manche.
come si è abbassata. Ma t'avevo detto che ne faceva J. Comunque sì, continuano. Continua a Sagrader. Non so dove sta il centro della porta. Porco Dio. Cioè, dici ci fosse la barriera. Dico pure. Guardalo, tutto felice. Gli hanno appena gradato un Dark Blastoise. Prima edizione a 10. Guarda come allegro, Federic. Yeah. Quinto gol. Emmeccia, Carli, Landre, fratelli, Max. Bentornati. Strappato a quinto tiro. 5 gol. Allora, è lunga, eh? Prima manche. Lo sapevo che però 5 gli faceva. 5? Lo sapevo che 5 gli faceva. Qua non è da te. E me già Garlandre, no. È un po' sottotono l'inizio. Nick? Inizio. Cosa cambierai nei prossimi tiri? Non penso, lo dirà. Cioè, voglio dire, se no, o sente pure l'arbitro, e pure il portiere. Più concentrato. Adesso. Sai cosa ho notato? Che tu non hai alzato tantissimo il pallone. No. Sempre raso terra. Non è stupida come idea, in realtà. Anche lui, alla fine, un paio di. Sì, i primi tre. Frate, ma che pantaloni c'ha ZW Jackson? Di base, sì. Perché lui è 3,50 metri. Che è... Sono appena arrivato, cosa si sta facendo? Un torneo di Formula 1. Se vuoi tirare alto ogni tanto, vabbè. Ho fatto anche un gol alto. Così mette il TikTok, no, dai. Ha fatto anche un bel gol alto di adesso. Quindi. Ma adesso, ragazzi, ricordiamo ABBA, quindi rimane Pata. Nick viene ancora con io me. Immagino la confusione generale in questo momento in... No, capirete. Ma che è? In testo di Tedua? Ritorna Ragnar. Signori, è tempo! No. Nick! No. Se devi buffare, è il momento. No, ma ecco, mo c'è sta zii Ragnar che gli mettono i biscotti, zii, e corre da una parte. Vabbè, e corre da una parte opposta. 5-2. Quando vuoi, già parte, ancora si tu. Si inizia. Vediamo. Olè! Sta carico il ragno, Buono 2. Ancora 0 patacchini in questa seconda manche. Parte patacchini, madre! Allevate, ragnatele di sborra di Galvantula, qua. Oh, vediamo se prova il settimo! Settimo gol! Ancora tantissimi tiri a disposizione. Bello! Pata, per l'ottavo! Centrale! Lo sapevo! Sul primo palo! Queste basse Ragnar gli infila sempre, guarda come ride. Raga, Ragnar, tiro troppo forte! Ottavo gol! Grazie, ZW! C'è Pata! Mamma, come sta, patacchini! Te lo sei trovato proprio un fire, sta a 9 gol. Però lo sapeva, sì. Centrale. No. Ci si poteva lanciare 6 minuti prima. Patacchini ancora per il quinto gol. Anche in questo giro. Vola il ragno. Vola. Ragno, perdonami, ma hai preso altri 5 gol in una serie. Non dovresti esultare. Vuole il ragno 9 gol per Patacchini. Adesso c'è il 20. Non gli fa far decimo. Anche questo voglia mette un'altra volta sul palo da sinistra. Perché... Se mette sul secondo è gol, dice Nick Pirlo. Ed è così. 5 su 10 anche a questo giro. 10 su 20. E adesso vediamo Nick Pirlo, ragazzi. Quando hai scovato il mio talento hai detto: tu dovrai essere il più forte di YouTube. Adesso te lo devo dimostrare. Devi dimostrarlo a tutti. Perché qua cosa c'è tutti? Lo so. Vedere in lunga Pata al volo di Cesenatico, ubriaco, fracico, e poi vederlo fargli fare questi tiri mi sorge un dubbio. Lo so. Però, sei qui per dire. Ti rabbia dei caccole sti giorni, ragazzi. Cosa ne pensi di Nick? Secondo te adesso è più agguerrito. Allora, frate, fammi vedere se Pirlo ha voluto trollarla. E quindi e basta. O fammi vedere se Pirlo ha deciso di giocare alla serie. Adesso più serio, no? Vai, Ragnar. Nick, questo giro qui è fondamentale, Anche se il secondo giro è fondamentale. Quando vuoi, Nick. Fammi vedere. Facci vedere perché sei quarti, Nick. Eccolo. Bello. Eccolo. Terzo. Allora, è anche vero che Nick Pirlo con Ragnar gliene incastra molte di più, Quarto. E come tira, zia. Mo gli tira di nuovo sul secondo palo, guarda. Che sicuramente è entrato con un'altra mentalità. Quella è il terzo de palo, Pirlo. Raga, Ragnar non ci crede, mi sa che non è gol. Allora, secondo giro. Tanta vorrei roba, di incazzare. Se fa 8 mi prende. Vediamo. O deve pareggiare. O deve pareggiare. Ancora Nick Pirlo, che c'è? Che c'è, ragazzi? Nick Pirlo è qui. Ma con la frate, fammi fare la mossa dell'occhiale, Nick. Okay. Ancora Nick. Ah, questa volta. Fammi fare la mossa dell'occhiale. La gamba. Ce l'hai, è caldo. Ha voglia. Para, sta ridendo. Ma guarda quanto ride Patacchini. Eccolo, signori. Scusate, aspetta, ma la faccio rivedere a rallenti che non avete notato. Guarda,
Guarda, raga, nuovi guanti. C'ho dei nuovi guanti qui. Para. Qui, guarda, nuovi guanti. Sì. Ride, 190 euro di guanti. Eccolo. Sì, dal replay lo vedi che uno gli sta a fare bait dei guanti. Se no, non lo Sono vedi. Prima. Eccolo. Male. Sei qua per questo. Lì. Madre, madre. Ok, l'ha riaperta. L'ha riaperta. Il problema è che, il problema è che J-Bad è bello costante. L'ha riaperta 10-8. Adesso Nick torna di nuovo tu a tirare come primo. Torna di nuovo Alessio in porta. Io voglio sapere, ragazzi, voi due. Ammazza Alessio, frate. C'è il parcheggio dello stadio olimpico. Ma che è? Mamma mia. Porco Dio, qua ci riesci a incastrare un'insalata russa. La differenza tra Alessio e Ragnar. Allora, la differenza tra Alessio e Ragnar, uno fa il portiere e si butta dove gli tirano, l'altro, porco Dio, se butta, sì, prova a fare il muro da Teco in lettura. Tu hai fatto 5-5. Io lo so. Quindi è uguale. Tu invece, Nick, lo so, vuoi dire. E sei. Quindi, allora, parti tu con la differenza, dai. Lui va dove va la palla, lui sceglie un angolo. Esatto. Questa? Questa è la differenza. Ragnar, cioè uno fa il portiere e l'altro gioca a Pro Evolution 6, ai rigori di Tokyo 2020. Battezza un angolo, se lui prende l'altro è gol. Se invece battezza questo, parate che sembrano facili, alla fine lui le avrebbe fatte più in modo difficile, perché parte lui fermo. È già qua. Certo. Invece sì. Lui si lancia, capito? E questa è la differenza, e rompe le palle, perché cioè sono due portieri. Vabbè, abbiamo due portieri così, appunto. È bello perché uno un portiere della strada e uno che giocava, esatto. E Ragnar ha ammazzato, Ragnar non gli è andato a genio. Secondo me, sia la prossima di Ragnar, frate, diventa Manuel Neuer. No, esatto. Quindi è questo il bello, la differenza. Stai zitto, Fauno! Zitto! Cioè, però tu devi pensare a vincere. Oddio, quanto terza manche, ritorna Nick Pirlo, ritorna adesso in porta. Punteggio di 10-8 per Patacchini, ma adesso parte Nick. Quando vuoi, Nick? Perdona, chi cazzo parte, ZV? Lì! Sei bello! Bello! Intuisce Ale, parte anche molto bene, ma ne deve fare 6, deve arrivare a 15, deve arrivare a 15, deve arrivare a 15. Esattamente dall'Ushuaia. Lì! Ancora! Pareggio immediato, eh! Ancora! Nick Pirlo che sorpassa Patacchini. Il problema è che se ti becca sempre l'angolo forte e non fai quel passo in più, rischi tanto che te le butti tanto dentro. 11-10. Nel preciso istante in cui il portiere, l'altro, ha piato 3 gol di fila, si è subito infilato. Taccio, che sorcio laziale, oh. Che top, pazzesco. Dai, Ale. Lì. Palo. Però esiste anche questo! Però esiste anche questo! Oh, 3 pali con Malushuaia, eh! Io da romanista ho Non penso che so Nick prenda i pali! Esiste pure questo, so. Sono qua, guys! Ma che gli ha detto, Nick? Malushuaia, eh! Non penso che Nick prenda i pali! Sono qua, guys! Ma è lo scopatroie, Nick Pirlo! Maiman! Mazza, che piede, oh. Ma perché? Ma perché tira sull'altro angolo che tira tanto bene? Lì. Povero Gabbiano. La mano di Dios. Andiamo fermi qua. Ancora la mano di Dios. Guarda che gli è andata a prendere due volte. Ancora no. Questa male, Nick. Per il 13, trentesimo tiro di Nick. O deve fa. Parte. Stai da capo. Piccolo! 12. Bello! Bello! 13-10. 13-10. Bello. Ha recuperato, mo bisogna vedere la risposta di Pata. Più 3 su J Pata, che si alza e vuole subito andare in campo. Voglio correre, Nestorowski, Luiz, Pata, Tommy, per la prima Dario, volta Engel, Mark, adesso, bentornati. Benvenuti a tutti. Peccato per quel primo giro lì. Vale, Enrico, Lollo, Fede, Bertone. Soprattutto con Ale in porta. Lui è gigantesco, gli ha messo proprio alto. Cioè, ti ha fatto delle parate con la manona veramente importanti. Ha fatto due parate importanti, eh. Tanti. Patacchini, per la prima volta sei in svantaggio, eh. Mi manca 10 tiri, calma. Quando vuoi. Vediamo Pata. Si presenta. È caldo, Pata. C'è Pata, frate, è bollente. È bollente, c'è Pata. Oddio, come l'ha presa? Porco Dio, sì, ha tirato un siluro, gli ha tirato. Gran gol, 13-12. Jepata tira bene, eh. Jepata, vabbè, ha sempre tirato bene. Patacchini. Bellissima questa. Lascia anche Ale un po' di spazio. Ma Patacchini va sul palo del portiere e pareggia. Cioè, hai visto, gli aveva lasciato tutto, lo trova di là ed è andato. Mazza, guarda che sguardo, frate. Porco comunque, sì, dai. Cioè, veramente,
letteralmente, se tu fai il fake, il deep fake della faccia di Nick Pirlo su su American Psycho, non lo riconosco. Cioè, io non lo beccherei. È inquietante, è Bale, è uguale. È uguale. Engel, bentornato. Matt, grazie per esub. Guarda, guarda, guarda che sguardo. Te vuole sgozzare. Pareggio di Patacchino, adesso porto tanto. Bello! E qui Ale forse non se l'aspettava. La palla entra. No! Alta spreca. Mamma mia, che gol. Più due per Pata. No! Attenzione. La spreca. Ultimo tiro. Vediamo se fa per la prima volta 6. Quindi più del 50%. Frate, tira De Zarac e tira importanti, eh. Sotto le campane. JJ. Bello. Rimane a 5 Patacchino. Il problema è che non le, non le mette tanto angolate. Nick Pirlo le mette molto più angolate, ad esempio, tra i due. Quindi sì, è più facile paragliele a prescindere. Cioè, se Pirlo tirasse come tira Jay Pata, più con l'angolazione che c'ha lui, frate, farebbe 40 gol. Punteggio di 15 a 13. È una sfida infinita. Botta e risposta. Botta e risposta. Federer contro Nadal. 15 mi sembra a 13. Esagerato. E adesso ci sono ancora due. Daniz, Rin, Alessandro Born, benvenuti e bentornati. No, questo qua? Ci penso dopo. Io facevo così quando giocavo. Okay. Facevo tutto, poi ci pensavo dopo. Ma non so chi può vincere. Ma adesso è tuo adesso nei tuoi piedi. Forse. Ma che c'hai? Ma c'hai una generazione di figli. Non lo so. Dipende, dipende, dipende. È una roba. Lui lo sa bene, lo dipende. Perché anche tu conosci lui. Esatto. Cioè, se prende la via sbagliata, rischia veramente grave. Dipende come si blocca la via. C'è un albero genealogico. Un attimo di nuovo. Senti, babbo di minchia, devi sta... Ma che pantaloni ha ZWJ? Guardali. Ma che cosa sono? Ma chi gliel'ha disegnati? Stevie Wonder gliel'ha disegnato. No, guarda quanto parlano. Guarda, che te fa Ragnar? Perché te sta a puntare il dito? Però vedremo nel lungo, perché Pata lo conosciamo bene. Esiste anche il fattore distanza di Pata. Allora, si inizia adesso con la quarta manche. Quindi l'ultima con 10 tiri a testa. E poi, ragazzi... Per l'ultima manche, poi 5 tiri a testa per intendo i portieri. E lì, signori, si taglia con un grissino, si taglia a fette, come dice Caressa nel 2006. Come il tonno, come il tonno. Andiamo, vai, andiamo lì. Vai. Quindi partiamo con inizia, la quarta manche, Pata contro Ragnar. 13. Guarda, frate, che qui Pata gli potrebbe incastrare una barca di gol. Patacchini, quando vuoi. Gli potrebbe incastrare. E Ciolo ne Ragnar. È uno. Guarda questa, Jackson. Vai. Guardala molto bene, lo Jackson. Ah. Molto bene, guardala, Jackson. Nick Pirlo è sconsolato. Centrale. Questo, frate, passa dov'è? Passa a Continassa, frate, a guardare Szczęsny che para i palloni. Viene qua e si deve vedere Ragnar. Lì parte dritto. Mamma mia. C'è anche la psicologia. Ma non è psicologia. Ha tirato fuori. Se avesse tirato centrale, se questa palla era centrale, era gol. Se tirava centrale era gol. Guarda, era già schizzato via Pepe sul tappo. Guarda, c'è anche la psicologia. C'è anche la psicologia. Guarda, con Ragnar fa più fatica. Io lo so. Lì. Rincorsa lunga. 18. Ma la rincorsa è veramente troppo strana. Non ci credo. Questa si chiama David Luiz. La volevo tenere per la finale della 100 tiri, ma ora la devo. È rimbalzata la mano. Cioè, non è che bastava. Solo 19. David Luiz per la bamba che ha visto il giorno prima, probabilmente sniffata su qualche buco del culo. Cioè, sta, guarda Nick Pirlo. Nick Pirlo sta tutte motte del fazzone. Guarda che sorriso che c'ha. Endo cazzo sto. Sì, frate, pare Bale una scena che gli fanno vedere. Capito che questo è, guarda il mio cosetto da, come cazzo si chiamavano, quello che gli fa vedere quello platino e gli ha voglia di sgozzarlo. I cosetti, i biglietti da visita, porco Dio. Per il 20° gol. Terza volta. È già tanto che hai incaravessi. Hai incaravessi. Ma Pata sta tirando i rigori, ma cos'è? Guardate Ragnar nella tenebra del calore del 3 luglio. Tocca a legge, due commenti, tocca a legge. Ancora sta in corsa? E ancora lì. Ha già andato in corsa così. Non 21. So. Se non mi fate TikTok su questa rincorsa vi ammazzo tutti, eh.
per il 22esimo gol, settimo in questa manche, ipotetico. No, sinistro! No. E questo è lo spreco. J Pata che tira di sinistro per far quattro. No, frate, se esiste in karma vince Pirlo. Ma non è vero, cioè, Andrea mette poi scout, gol, mixale, Filippo e bentornati. Caldo. Mi devi spiegare la ricordo, che come stai tirando. Perché tu scusa questa roba. Ho detto, quando i... Cioè tu a Ragnar lo tratti come se fosse Antonio Sbancatore. È mio amico, io voglio bene. Però quando alza la cresta. Perché precisamente come? Antonio lo Sbancatore? Lo devo mettere al suo posto. Vediamo Nick adesso. Della muerte. No, follia. Nick! Cioè, perché di tutti? Sei a 13, giusto? Sì. Mamma, è incazzato nero. È incazzato nero. Parte Nick. Si presenta col gol, 14. Regà, Nick qua... Ne deve fa 8, minimo. No, mettici 8, no. Un po' di pepe, Nick. Sei ne deve mettere. Per il 15esimo gol. Ancora lì. Ragnar immobile. Toccati far Ragnar ora. Bravo. Risponde. Buono! Niente, ma due miracoli a Pirlo. A Pirlo, frate, è diventato, non lo so, è diventato Allison nell'anno d'arrivo. Buono! Bravo Ragnar, qua c'è da dire bravo Ragnar. Manuna! Ma guarda che gli sta a prendere, frate. No, sbagliato. Qui invece ha visto i guanti, quelli nuovi Adidas, regà. Bello! Qui sì, Zeta, frate. Ma adesso te le chiude tutte, non dirlo a nessuno. Basta, sei proprio un infame. Lì. Eccolo. Oh, questa è la pressione, sono sicuro. Calpero, Lori, Andrea. Sei uno snitch, tu l'hai detto apposta perché così sapevi che... Sei uno snitch, sei. Perdonami, cos'è dai precisamente? Dai là. 18. Ultimo tiro per il 19esimo gol. Bello. Bello. Come fa Crudelli? Ne ha fatti sei. Grande Nick, 19. È aperta, siamo per qualche motivo. Allora, Pirlo riesce a segnare sia Ragnar che all'altro. Mentre Pata c'ha più problemi a segnare uomo bislungo. 9-21. A Slender c'ha più problemi. Ma 5C o 1-1? Porco Dio, Zio, si è combattuto. Si potrebbe pure una grande sfida che prima o poi voglio che arrivi. No, ma Silvio Campero, bentornati. Tu hai tirato? E quindi adesso tocca di nuovo a te. Sì. Ed è il tuo ultimo. 5 di lui. Però da 5 con lui. E poi? E 5 con te. E poi dopo io faccio i primi 5 con lui e lui ultimo. Comunque sembra un branco di scimmie, di quelle là del video musicale che prova a parlare. Cioè che provano a imbastire un discorso. Cioè set è veramente semplice capire quello che vogliono fare. Precisamente, è semplice capire come si sono divisi i tiri. Ci sprecano quanto? 3 minuti e mezzo a capire come tirà. Andiamo a vedere. Mo' tira, Pirlo, vai. Il capello bagnato. Che ha già tirato. Pirlo 2006. Quando vuoi. Oddio, si è tirato dietro i capelli. Poi, facci sognare. Deve segnare, deve fare almeno 4 gol. E gli deve fare uomo bislungo. Te l'ho pure detto. Il capello bagnato. E te l'ho pure detto. 20esimo gol. Bello caldo. Sono brasato. Caliente. Barale. Per il pareggio siamo 20-21. Pino shock. Nick. Fatti ancora Nick. È ottimo, paro gol, è ottimo. 22. Ma frate, se ne fa un altro vince. Per il 23. Perché Ragnar gliene infila altri. Mamma mia. Gol l'ha fatto Nick Pirlo. Mamma mia. Porca. Parte ancora Nick. Meme del cinese corviolino. Parte Nick. Ragnar li infila tutti. Ha fatto 50 tiri tutti a chiudere. Ragnar li infila tutti. 24. Per il 25. Lì. Parte. Ragnar, rilassato dal dischetto. Gli fa 5 su 5. Parte ancora Nick. Tira porta vuota, tira. 26. Oh, tira porta vuota, Nick. Madonna, J Pata, la puttanella. Ragnar, il troione di J Pata. Ancora dal dischetto. Nick Pirlo. Posso tirare anch'io senza portieri? 27 per il 28. Che cazzo faccio vedere? L'ultimo, il 50esimo. Manco ci provo a allungare il braccio, sì. Ma c'è Ace, ma da sta rosica! 28 gol di Nick Pirlo! Bold, allora, poi sono Liberto, Bermus, Pino, bentornati! Ha preso il record! È un record nuovo questo! Hai tirato a porta vuota, però! Guarda come si ricorda, come se la ride! Senti, Pata! Dai, bro! Diciamo, allora, sai cosa c'è? Ci riaffronti ancora adesso?
Siamo gli stessi portieri dei suoi, quindi passiamo tanto. Quanti gol devo fare? Sette? Sette gol per il pareggio. Più di così, Nick, tu veramente... Ah, sta rosica l'interista. Mentalità da calciatore, eh. Dio, mentalità da calciatore. La roba del cambio portiere in corso d'opera? Non l'ho sentita. Non l'hai sentita? Concentrato. Bravo, Nick. Grandissimo. Adesso tu l'hai fatto. 28 gol per Nick Pirlo, 21 per Patacchini. Ricordiamo ragazzi che in caso di pareggio si continuerà un tiro a terra. Guarda che il video è lungo, raga. Il video è bello. Potrebbero andare in pareggio, perché sono 7 minuti, sono troppi. Lo speriamo tutti sto pareggio. Occhio alla ricorsa, no, vai. 7 gol adesso sinceramente. Balde, come Poison, Gugi, bentornati. Patacchini, è tutto nelle tue mani. Parte. Patacchini col gol! Mamma mia ragazzi, che ansia, c'ho ansia io per lui veramente. Mamma mia, quanto è quotato J Pata che dice, sì, mo a me mi fanno ste parate. Oh mio Dio! Questa parata qui è una gran parata, ma non capisco perché con me mettono i portieri e con quell'infame del mio amico di Nick non la... Guarda che infatti un errore l'ha fatto tutti e due, cioè sulla parata tutti e due. Questa gran parata, dai, non farti scherzare. Grande portiere, grande Ale. In corsa dritta. Gran gol! 23 per il 24esimo gol. Parale! Questa parata qui. Gran parata, dai. Grande portiere, grande Ale. In corsa dritta. Gran gol! 23 per il 24esimo gol. Para Alessio! Ah sì, deve fare 5 gol a Ragnar, 5 su 5. Non puoi più sbagliare, Pata. No, ancora invece... Patacchini! Attenzione! Deve far tutti i gol per il pareggio! Davvero? Tutti i gol per il pareggio! Indovina chi c'è come portiere! No, che palle! Pata, mentalità, Pata! Pata, devi essere concentrato, Patacchini! Ho messo la... Patacchini, devi essere concentrato! Signori, potrebbe essere la fine! 23! E mo Ragnar, parando, diventa un eroe, raga, è letteralmente Cristiano Ronaldo ha i calci di rigore ogni volta, che si prende sempre il rigore più importante. Quella violastrea, ti amo. Quindi ti adesso scopo. Farà una parata e tipo esulterà come se gliene ha parate 60.000, gliene ha parate. A 28, 5 palloni. Pata, ci credo. Respira. Andare un co. Pata. Fuori così, basta. La pressione e adesso continua. Complimenti. Porca miseria. Complimenti veramente, Nick. Follia, eh. Follia. Follia questa. Bene. Follia. Vuoi tornare a Forte dei Marmi? Ah, torno. Felice. Prego. Oddio. Oddio, mo che fa? Dai. Le mette davvero? Ma com'è possibile? Una chat che esplode. Una chat ormai esplosa. Buono! Una chat esplosa, c'è Pata che tira. Vuol dire che tutti voi infami che avete scritto che dovevo perdere, avete vinto voi. Però vi va male perché Nick è un mio amico, quindi lo tiferò fino alla fine. Sono contento di aver perso contro di lui. Le prova. Quindi perdonami, non voglio dire. Sporro, sporro, codo, codo. Sporro, sporro, codo, codo. Suck my huge cock. Antarock, grazie per i 4 gift. Se vuoi gift altro, devi aspettare comunque gli alert nel caso. Perdonami, ma quindi quell'altro non ti stava sul cazzo, c'è Pata, voglio dire. Cioè. Con chi era l'altro? Con chi era il primo 1v1? Sei stato uno dei primi allora a fare questo cazzo. Concludi in bellezza. Lo salutiamo così. Si leva la maglia, JJ. Milito, questo è per te. Oddio, fa vedere, lo mette lì. Ragnar per qualche... Ma cosa fa? Ma cosa fa il ragno? Fatte troppo! No! Bello, bello, bello sto rigore de football a 5. Due, molto curioso. Male con Pirlo, però potete averlo, aspetta. Potete averlo. Madonna, Ragnar, raga, ma che è? Prima
A maglietta del Parma, sì, fai il taglia sul corpo de, de Ragnar, lo metti come, come sponsor Parma, latta. Ma dopo, via un po' di sole, un po' di vitamina D. Ascolta, molto bene. Male, molto male, però è anche vero che... Questa è la burratina che te ci mette cosa, Orlando, come si chiama? In smolligato senza... E tu molto male, guardalo. Malissimo, a lui l'ha tirata là. Questo frate per il cazzo che si ritrova a mezzo alle palle ci avrà pure cose, quello là, e ha il tarallo sbriciolato. Ti è Jaypata invece che fa? Ho perso perché ho perso contro uno che è stato più forte di me. Poi i portieri sono una conseguenza. Vabbè, Orlando, ragazzi, sì. Nel calcio si vince e si perde, ragazzi. Tieni conto che lui ha fatto due gol prima. Nel calcio esatto. Si vince e si perde, ma dobbiamo fare i complimenti al primo semifinalista della 100 di richiamo. Oddio, zi, ma mo si crea una situazione veramente ambigua. Cioè, probabilmente Nick Pirlo andrà contro uno di due di ex calciatori. Quindi ci sarà tipo tutta quella roba. Bello mio, bello, ecco qua, ho giocato con tuo padre, ho giocato. Si creano quelle cose un po' disagianti. Vabbè, comunque se gode. Easy. Bravo, bravo Nick. Sarebbe stato bello festeggiare con ben 5 giftate, Nick, ma vabbè. Probabilmente stai a scopa qualche puttana. Michele, Fredis, Nick, ma bentornato. Pap, Querti, Davide, bentornati. Antarocco, grazie per i 4 giftate. Francesco, Gugli e Demuz, bentornati e benvenuti. Signori e signori, sai che cos'altro io mi vorrei vedere? Che ne pensi del nuovo acquisto della Roma e del probabile arrivo di Morata? Allora, Christensen, se devo andare a fa botte con Juligans, mo porto de presso e Morata, boh. Sono romanista, te posso dire che Morata non mi piace, che ha giocato letteralmente squadre più forti al mondo? No. Quindi sì. Non posso lamentarmi, Silvestro, Michele, Fredis, bentornati. Ah, i commenti, fammi leggere tu commenti. Zoom mattina. Guardatevi il video e poi guardatevi la mia reaction se addirittura avete le palle di fare tutte e due. Se no è il video, o se no è il video, guarda, apritelo e o fate andare e tenete il cellulare per 10 minuti mentre vi fate la doccia, almeno gli date avviso alle esordi delle pubblicità. Non, se no, porco Dio, gli sto letteralmente a rubare io e lì mi dispiace. Tra il Ragnar Sedia che si... Pata fuori che fa finta di essere felice per la sconfitta, si prospetta la migliore. Omega Lulla. Mario, grazie 28. Aleso, bentornato. Giova, Matteo, Silvestri. Bentornados. Bentornados. Giorgio, grazie 28. Non sa che puzza di palle ogni volta. Ovviamente siamo tutti qui riuniti. Perché mi fanno ridere ste cazzate? Cipata! Ovviamente siamo qui tutti riuniti dopo che ZW Jackson ha personalmente provato la 100 di challenge. Patacchini ha buttato via la sfida, dice Marco. Ah, Marco, ma vaffanculo. Comunque, signori, Nick Pirlo, tra Nick Pirlo e Jaypata sapete chi ha vinto? ZW Jackson, che ha capito d'essere una sega a carcio, ha finto un infortunio e ha fatto content solo su altra gente. Heads off. Teme, grazie per...